Ciao, eccoci all'ottavo svuota la spesa. Siamo stati da Eurospin. Scusate, carico questo video con una settimana di ritardo. Allora, abbiamo preso del prosciutto cotto fresco. Di carne ho preso questo spezzatino, una tagliata e del roast beef. Ragazzi, veramente lo spezzatino era buonissimo. Poi questa spremuta di agrumi, il sale grosso per di scorta perché era quasi finita la mia scorta. Questa birra mojito che vedremo come sarà la prossima pizza, così. Poi dei fagioli Red Kennedy che vorrei farci una ricetta messicana, vediamo una settimana se trovo qualche idea. Pomodorini in lattina perché erano in offerta, così li ho presi. Questi sono buoni, questa passata di pomodoro è stupenda veramente, è buona buona per un sughetto veloce, io l'ho messa nello spezzatino, questa bottiglia era fantastica. Poi succo di mirtillo per la colazione, ho voluto prendere questa della Linea Moessere e generalmente a volte magari, non so se mi avete visto, una volta ho preso quelli da 6. Pomodorini, poi sotto due hamburger di soia, vediamo come sono, di questa marca non li ho provati. Poi c'erano le banane e i finocchi in offerta, ma ragazzi, i finocchi, gli ultimi due. Zucchine, ho preso queste della Linea Moessere perché fresche non mi dicevano niente. Poi bresaola e prosciutto crudo, del doppio concentrato di pomodoro. Queste tortine di farro, vediamo come sono. Poi ho preso del pan di segale. Questo caffè ginseng che l'ho visto nel video della ragazza Una fetta di paradiso, la ringrazio, la saluto perché da un suo svuota la spesa ho visto che c'era questo che non avevo mai fatto caso. Poi ho preso il budino e vaniglia, vedremo come sarà per le merende, vediamo come si comporta, se è buono così. Poi per invece la cura del corpo ho preso, cura del corpo, comunque detersivi e saponi, questo balsamo vaniglia e cocco. Poi una ricarica del sapone neutro, questo detergente per i piatti, questo spray mousse che ne ho sempre sentito parlare bene e lo proverò insomma perché ho quasi finito il mio, e questo morbidente micro perle di profumo. Questo l'ho già provato in un'altrice, vi posso dire che il profumo non è male. Il solito succo di ananas sempre per alternarlo nelle colazioni, questo è un pochino amaro ma ragazzi è veramente buono, cioè proprio non c'è zucchero e l'ho preso per quello. Il solito vino bianco, questo mix di noci per l'insalata, ho preso due verdure surgelate perché le melanzane e i fagiolini non mi dicevano niente, le ho prese surgelate. Poi queste mini gallette di mais, i soliti gnocchetti, ormai ci siamo innamorati degli gnocchi della Tremolini. E poi per la parte del formaggio ho preso un po' di cose senza lattosio, il brie, la mozzarella, uno stracchino e le fette di formaggio. Mi piace tantissimo questa linea, veramente non perde sapore ed è molto buono davvero, costano poco, sono proprio contenta. Del grano grattugiato 200 grammi, queste gallette di riso al cioccolato fondente e yogurt arancia che ho sempre visto nel video di quella ragazza che vi dicevo prima, anzi la saluto se passi dal mio video e avevi ragione, sono buonissime. Ok, questa è tutta la mia spesa, io vi aspetto al prossimo video e vi auguro buona giornata.